Prontissimi, prontissimi. Ci siamo. Buonasera a tutti quanti. Dateci Ciao a tutti. riscontri sulla bontà dell'audio, perché quella delle facce purtroppo lì non ci si può fare niente, soprattutto a quest'ora della giornata, soprattutto per Matteo. Poverino, che viene fuori da una giornata devastante come di consueto. Ma sarà il nome È il che... nome, non se ne esce, una maledizione che inizia per l'appunto per M, no? No, buonasera, Allora, wow. ciao, 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 Sono wow, entrambi quanta Matteo, dice gente. Matteo, giustamente. Sono entrambi Giusto, Matteo. giusto. Allora, io vi faccio una breve, breve introduzione perché vedo che continua a collegarsi gente, anche perché, certo, là. Puntualissimi, 9 in punto, diamo tempo anche agli altri di arrivare. Allora, sono contento, sono veramente tanto tanto contento perché adesso con Matteone, ma anche con gli altri, noi giornalmente ci confrontiamo, parliamo di queste cose, oltre che del più e del meno, anche di un bel percorso che tra l'altro adesso sta prendendo la strada più ripida. Però magari chi ci guarda dall'esterno vede quelle due foto buttate lì sui social, dice wow, fantastico, magnifico, più o meno bene, però tutto quello che c'è dietro, c'è un piccolo universo dietro quelle foto, e fortunatamente, perché altrimenti sarebbe tutta apparenza, ma apparenza non è. C'è anche un sacco di ciccia, un sacco di sostanza. Allora, a breve starò zitto, Il protagonista di questa serata sarà il Matteo che ho qui di fianco, quindi non Poveri io. voi, poveri voi. E vi voglio solo introdurre un po' le tematiche della serata. Allora, non mi andava di parlare in maniera generale, cioè non ho voglia di discutere di agonismo in generale, non mi va di dire sempre le solite cose, quindi sarà un bel real talk e poi partiremo di condivisione schermo senza filtri, analizzeremo un po' tutto quello che è successo partendo da fine 2019 per poi fare un bel salto temporale a un anno fa e cominciare con la preparazione che bene o male ha avuto inizio a gennaio. Cioè, faremo vedere veramente tutto. Io qui ho pronti i protocolli di allenamento, ho pronto il diario di Matteo, più video, tutto, tutto. Ora, mi date via libera, posso cominciare a parlare? Che dite? Vedo che le persone intanto salgono. Partiamo? Battete un colpo, non troppo forte, per favore. Non distruggete il computer. Partiamo, partiamo, Laghi. partiamo. Allora, Matt, Partiamo. innanzitutto presentati un pochettino. Nome, cognome, generalità e di cosa ti occupi effettivamente nella vita. Sono Matteo Rinaldi, sono 6 mesi che non vedo... Ah no, no, scusate, sbagliato. No, allora, innanzitutto grazie, grazie Matte, grazie Edo per tutta questa occasione, insomma, sono stra-emozionato. Mi dispiace un po' per voi che dovrete ascoltare la mia voce per un tot di tempo. Cercherò di essere meno prolisso, meno logorroico del solito. Sono Matteo Rinaldi, ho 25 anni, abito a Torino. Di lavoro faccio finta di lavorare come preparatore atletico, come personal trainer. E mi sono laureato magistrale quest'anno, precisamente in scienze motorie, penso un po'. Ce la possono fare proprio tutti. E a settembre inizierò un master sempre riguardante strength and conditioning e mi alleno in palestra da un po' di anni. Con scienza e coscienza non ho ancora cominciato, probabilmente non inizierò mai. Ho fatto un sacco di sport, inteso come Ecco. quantità nella mia vita, proprio tanto, 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 tanto. Quindi ho vissuto sempre più come un qualsiasi cosa come un atleta, dal punto di vista dell'atleta, non di agonista, ma proprio di atleta. E in
insomma, questo, quando mi chiedono da quanti anni ti alleni in palestra, non ne ho la più pallida idea, ripeto, coscienza e coscienza, non ho mai cominciato e probabilmente non è neanche nei miei interessi iniziare, perché mi piace allenarmi, mi alleno, basta. Tra l'altro, prima di partire con i pesi, no? C'è sempre da analizzare un progresso che va al di là della palestra. Matte, cosa hai fatto prima? Allora, cosa ho fatto prima? Ho fatto un bel po' di sport, perché diciamo che quello che ho portato più avanti di tutti è stato lo sci. Poi ho mollato l'anno che ho iniziato l'università, quindi 18 anni, 19 anni sostanzialmente. Ho fatto tanta esperienza agonistica, tanta. Sono stato un tennista anche in contemporanea, poi ho mollato lo sci per dedicarmi al tennis, e quindi comunque tanta attività agonistica e non. Sono stato uno sprinter, centometrista, andavo discretamente forte. Sono stato campione regionale under 16 in modo assolutamente involontario, diciamo, tramite, figurati, le gare della scuola, i campionati studenteschi, totalmente in modo involontario, e quindi ho scoperto di avere questa dote, diciamo. Sono, credo, l'unico sprinter, sciatore e tennista con delle gambe mie. E se andiamo un velo pietoso su questo, e niente, quindi diciamo che da atleta ho un passato abbastanza lungo. Poi mi sono dedicato un po', non alla cultura fisica, però ho iniziato come tutti a casa, eccetera, e una volta che ti prende la mano è finita. E mi ha preso la mano come tutte le altre cose. È un'escalation un po', inizi a spostare quei pesi e ti ritrovi veramente a non fermarti più. Inizi a spostare te stesso e poi degenera la cosa. Veramente. E noi con Matteo abbiamo cominciato a collaborare a fine del 2019, tendenzialmente. Ci siamo incontrati ad un evento, siamo fatti una bella chiacchierata, già che ci conoscevamo, e è venuta fuori poi questo percorso che, attenzione, non aveva alcuna mira agonistica inizialmente, proprio assolutamente no. Io lo ripeto, non sono un preparatore agonistico. Le gare le vedo in un'ottica molto personale, molto intima, come l'ho sempre vissuta io, nel senso che in questa grande passione, in questo allenarsi, in questo piacere immenso che si ha nel praticare la cultura fisica, nello stare in palestra, poi viene quell'idea, viene quella voglia e si mette quella ciliegina sulla torta, che comunque la torta ci deve stare, la torta ci deve essere assolutamente. E abbiamo cominciato a lavorare a fine del 2019. Matteo partiva da una condizione un po' sofferente, soprattutto per qualche problemino alla bassa schiena, che tra l'altro ha rotto un po' le scatole per parecchio. Faccio partire lo schermo condiviso, ok? Perché io qui ho... Ditemi se lo vedete... Bene, Matt, si vede bene? Altrimenti posso zoomare un pochettino? Perfettamente, direi. Io vedo perfettamente, così si legge benissimo. Leggi la chat, perché io non posso visualizzarla. Sì, e... scrivete pure se si vede. Sì, ma è importante che si legga. Sì. Valentino, perfetto. Grazie. Beh, questo è il questionario d'anamnesi introduttivo. È un modo un attimino per capire se ci sono i presupposti per poter lavorare insieme, da dove si parte e dove si vuole andare. Quindi, le sue generalità, all'epoca ero un po' più giovane, Matteo, ma ero più giovane anch'io, e gli anni su di me pesano un pochettino di più. E qui c'è qualche dato, quindi 168 cm per 69 kg, con qualche anno di allenamento sulle spalle, sempre contestualizzate. E una lombalgia che ha rotto le scatole veramente per un bel po', nel senso che c'erano problemi ad accosciare, c'erano problemi a fare gli stacchi, c'era addirittura, ricordi Matt, è passato un bel po', problemi anche con l'hack squat, che
Inizialmente è un macchinario relativamente sicuro, così come con la presta, che invece lo è un pochettino meno, soprattutto sui ROM un po' più importanti. Quindi sciatore fino ai 18 anni, tennista a 12 anni e entrambi svolti a livello agonistico, poi anche sprint e quant'altro. E qui c'era tutto ciò che riguardava la tua attività lavorativa e lo stile di vita. Quindi, maestro di tennis e preparatore atletico. Abbiamo una ventina di ore a settimana impegnate. Ora, quanto è cambiato questo impegno a livello quantitativo? Perché è importante da capire. Tanto, tanto perché nell'ultimo anno, comunque praticamente da settembre scorso 2020 che ho dato l'ultimo esame, la stagione è partita a tempo pieno, quindi il mio lavoro è stato da lì più che full time. Nonostante Covid e tutto quanto, io ho avuto la fortuna nel secondo lockdown di lavorare praticamente in modo assolutamente normale perché gestivo dei personal al parco. Gestivo i ragazzi che seguivo come preparatore atletico, la maggior parte sono agonisti, quindi potevano allenarsi tranquillamente. E poi, a maggior ragione, quando c'è stata riapertura delle palestre, riapertura dei centri sportivi in modo normale, tra virgolette, e a quel punto è stato tra virgolette il degenero. Nel senso che se prima lavoravo tanto, poi da Tua praticamente giornata tipo, Matt, dai anche per farvi capire, perché qua parliamo, poi vedremo anche video e tutto il resto, di un agonista che sta preparando adesso gli italiani e non solo, ma questo lo diremo poi magari in un altro frangente, con livelli di body fat praticamente inesistenti, allenamenti intensi. Matteo è forte, caspita, Matteo è veramente forte, soprattutto in relazione al suo peso corporeo. E bisogna infilare effettivamente tutto questo, quindi deficit calorico, allenamenti, eccetera, 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 in un contesto lavorativo impegnativo, anche e soprattutto sotto il punto di vista fisico. C'è da considerare che io le ore che lavoro sono ore in cui io sono assolutamente, cioè sono in piedi, cammino, mi sposto cose. Comunque, tendenzialmente, a parte la durata delle giornate che è eterna, ma soprattutto diciamo che dai primi di aprile l'unico weekend che non ho lavorato né sabato né domenica, in genere lavoravo sia sabato che domenica. Dal 10 di aprile io ho sempre lavorato tutti i weekend, sabato tutto il giorno, a parte pausa pranzo, in cui riuscivo ad allenarmi, per fortuna, e la domenica in genere facevo 8-17, 8-16, così, tutti i weekend, a parte il weekend che appunto siamo andati a Perugia, eccetera. Giornata tipo, Matte chiedeva, Sì. giornata tipo tendenzialmente è sveglia intorno alle 6:50, se la sera sono stato bravo e sono riuscito a cucinare le cose per il giorno prima, se no sveglia anche prima. E poi c'è la mia routine di metabolico di gambe con i miei 5-10 minuti di squat a corpo libero. E caffettino, 7:30-7:45 c'è il primo personal, ore 9 al circolo. E adesso che tra l'altro sono ulteriormente cambiati gli orari, come Matte sa, perché la scorsa settimana sono cambiati ulteriormente, dalle 9 alle 12 sono al circolo, da mezzogiorno e mezzo, l'una e mezza ho un gruppo di agonisti, di sempre tennisti appunto, e al pomeriggio ore 2:15 si ricomincia, quindi 45 minuti di pausa circa, e poi da lì si va avanti più o meno fino alle 7, 8, boh. E poi allenamento, si vede la fidanzata e poi si torna a casa e si E si ricomincia cena a da capo. mezzanotte, Diciamo sì, tendenzialmente. la cena a mezzanotte è un classico. Diciamo che sono giornate piuttosto pesanti, vabbè, adesso a maggior ragione per anche questione temperature, Certo. eccetera, che stanno diventando leggermente devastanti. E la cosa molto positiva di questa preparazione è che mi ha costretto a tenere la felpa anche con 30 gradi, quindi ho un'abbronzatura
semi-normale quest'anno. È molto discreta. Mi vede, Matte lo sa, ha visto delle robe inguardabili col calzettone a metà tibia, delle robe veramente impressionanti, che non auguro di vedere a nessuno. E quindi sì, comunque un NIT sempre discretamente elevato, perché consideriamo che le giornate in cui ne faccio poco magari sono 15-16 mila passi, oggi per dire sono a 18.500, credo, 19.000. Sono giornate piene, ma sono giornate piene, ecco, anche sotto il punto di vista dell'impegno fisico, quindi non si tratta di stare seduto davanti a un PC dalla mattina alla sera, anche quello è uno stress mentale, ma lo stress fisico unito al deficit, unito agli allenamenti, unito anche a, ecco, una fase della preparazione molto delicata, vi fanno un po' riflettere, no? È una disciplina che premia quelli che ci hanno così, è inutile dirlo. Per carità, si fa sempre tutto quanto con grande piacere, si fa sempre tutto quanto con grande impegno, perché non c'è nessuno che ci punta la pistola alla tempia, però ci si ritrova a un certo punto a considerare il fatto di o rimanere schiacciati un po' dalla routine e sentirsi praticamente obbligati ad andare avanti perché ormai si è fissata una data, oppure prenderla in maniera sfidante. E la differenza la fa questo sicuramente. Poi riuscire a conciliare anche tutto quanto, quindi evitare di togliere tempo al lavoro, agli affetti. Certo, è un periodo delicato, molto delicato, però alla fine si diventa degli ottimi strateghi sotto ogni punto di vista, quindi gestione del tempo, gestione delle energie e tutto il resto. Parliamo comunque anche qui del raggiungimento di una condizione importante, che quindi non può essere equiparata con altri contesti. Questo, tra l'altro, Matt, è il... Allora, per capire un attimino che bisogna fare, dove si deve andare, la prima cosa da fare è capire da dove si è venuti. Quindi, Matt, che stai facendo in questo momento? 26 agosto 2019. Prima che partiamo con tutta questa parte qua che annoierà tutti a morte, magari stanno pensando chissà cosa fa, bla bla bla. Ti interrompo subito e ti dico, riguardo al discorso che facevi prima, che io mi sento sempre, e forse questa è la mia fortuna perché non nessuno me l'ha mai imposto, tra virgolette, il fatto che io mi senta sempre, tra virgolette, un privilegiato. Io mi sento un privilegiato perché vedo che in tutto ciò io comunque il tempo per allenarmi ce l'ho, il tempo per fare le cose ce l'ho, la salute fisica per fare le cose ce l'ho, ho un lavoro che comunque mi permette di guadagnare a sufficienza, comunque star bene, fare quello che devo fare, e quindi l'allenamento, cioè oggi ho fatto l'allenamento di gambe, un pezzo femorali e un pezzo quadricipiti, perché dovevo venire qua, sapevo che non potevo farlo tutto insieme, eccetera, no? Ma mi sono sentito un privilegiato perché ho avuto quei 40 minuti in cui sono riuscito a fare i femorali e quei 50 minuti in cui sono riuscito a fare i quadricipiti. Sì, potevo andare a casa prima, eccetera, è vero, però sono comunque fortunatissimo. Anzi, io l'ho già detto a te, io questa esperienza agonistica qua, no? Perché io mi sono sempre sentito un atleta, non un agonista, soprattutto in questo contesto qua. Mi sono proprio reso conto di quanto io sia stato fortunato, ma non di aver partecipato a una gara, quello sicuramente, perché uno che ha altri problemi non pensa a partecipare alle gare di culturismo, giustamente pensa ad altro. Quindi io sono fortunato. Ma quello che mi ha fatto sentire più fortunato di tutto, di tutti, eccetera, è stato l'affetto, il sostegno che ho ricevuto dalle altre persone. Cioè, mi hanno fatto sentire tutti un supereroe. E dopo la gara, per me mentalmente, che sono una persona un po' particolare, mentalmente per me è stato devastante il post-gara. Perché io mi sono sentito dire delle cose bellissime da tantissime persone. E io dicevo, ma ragazzi, ma io non ho fatto niente. Io sono... Non si possono dire parolacce, vero? Si può dire paraculato? Perché si può dire paraculato. Fortunato, molto fortunato, okay. Ma ho più, cioè, di ogni altra cosa.
è quello che a me ha fatto veramente venire i brividi. Tutto il sostegno che io ho ricevuto anche da persone che magari io non conoscevo neanche, ma non solo, vabbè, quel del team proprio, ragazzi, cioè spaziali, spaziali, Valentina, Riccardo, Giacomo, Angelica, tutti, 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 super messaggioni di tutti i più super sostegno. Io dicevo, ma io vado in palestra come voi, anzi, ne parlavo oggi con Matte. Stoppa Matte se vado troppo per le lunghe, che lo sai Vai, che sono. vai, vai. È il tuo tempo questo. Ne parlavo oggi con Matte. Io quando nella mia testa pensavo sempre: ok, arriverò alla gara e non sarò quello che è il migliore, però sarò quello che si è allenato più intensamente. Poi dopo una settimana ho detto: cavolo, però vedendo in giro non sono quello che non sono in grado di esprimere tutta quell'intensità, non posso essere quello che si è allenato più duramente. Beh, ok, sarò quello che si è allenato di più. Discorso idiotissimo. Sono già stato sgridato pure oggi da Matte. Sono stato sgridato proprio oggi per questa cosa qua, no? Però il concetto nel mio cervello è proprio quello, cioè di. Non sento quasi di meritarmi tutto quello che le persone mi hanno veramente dato, perché è stato quello che mi ha fatto emozionare tanto. Tutte le belle parole che sono state spese nei miei confronti, quando io volevo soltanto rispondere: ma io ho fatto la dieta come tutti gli altri, mi sono allenato esattamente come tutti gli altri. Di più, di meno, meglio, peggio, sicuramente tanto peggio di tanti altri, tanto meno di tanti altri, ma io ho avuto anche di più, non lo so. Tanti magari hanno un lavoro molto più stressante del mio, fanno molti più passi, molto più stressati, molto più tutto, e io ricevo tutto questo affetto da tutte queste persone, ma veramente, cioè, in modo proprio illimitato. Ed è stato, cioè, l'esperienza è per me è stata indimenticabile per quello. Cioè, io quello mi ricordo. A forma da palco rimane tendenzialmente sul palco, perché io credo che tutto quanto sia vittima anche di una grande distorsione da parte dei social. Per questo per me l'agonismo è una cosa molto intima. Cioè, quando vedo una persona che dice: Matteo, mi voglio preparare per una competizione, non sono la persona, non sono la persona più adatta. Se vuoi cominciare un percorso che potrebbe prevedere in futuro un qualcosa, va bene, però ci sono troppe implicazioni. C'è chi è costantemente permeato da quelle immagini, video che provengono dalle piattaforme social e quant'altro, e immagina di trovarsi lì, ma non lì sul palco, ma lì sul post del feed. E questo va a distorcere un po' tutto. Anche perché quello che ho detto a Matteo, che poi io ho sempre ammirato tanto la sua forma, non ho mai visto una cosa del genere, sinceramente, in tanti anni che pratico, però non mi sono mai sbilanciato veramente, mai, mai, mai sbilanciato. Quello che ho sempre detto a Matteo: domani andremo sul palco, tu ti sarai preparato, avrai dato il massimo, questo basta. Punto. Ma è quello veramente che conta, effettivamente. Perché magari puoi arrivare primo, perché non c'è nessun altro in categoria con te. Magari puoi arrivare con una forma spaziale e finire secondo o terzo, perché al primo posto c'è un altro atleta che magari ha caratteristiche più spiccate delle tue, è un super campione, ha una super fisicità, magari, oppure trovi qualcuno che ha delle doti genetiche incredibili, che si è impegnato il 50% rispetto a te, però al giudice non deve fregare, no che non frega, non deve fregare nulla di tutto ciò. A noi oggi che stiamo qui a parlare con Matte interessa di questo. Quello che ti rimane alla fine è la pizza dopo la gara, è la trasferta, è la sera prima, è il pasticciare col colore. Sono tutte cose che poi ti rimangono dentro il cuore. Le fotografie che uno si guarda, che uno mette sui social, non sono nient'altro che un reminder a tutto quello che è successo prima. E sarebbe veramente bello. Io ho fatto anche un videino che per me significa tanto, quel video. Io quel video che ho messo sul canale YouTube potevo mettere pure privato e me lo andavo a rivedere di tanto in tanto per ricordare tutti quei momenti. Vivete l'agonismo così, è un consiglio spassionato, eh? Cioè, questo è un consiglio spassionato, deve essere bello, deve essere bello, deve essere un bel ricordo. Poi la differenza si fa una volta scesi al palco, c'è cioè chi dice: vabbè, è stata una bella esperienza, sinceramente. Non fa per me perché c'è troppo impegno dietro in relazione a quello che mi sento di dare, oppure vacca boia,
Ecco, Gigi, e capisco, valsa la pena aspettare fino alle 10. Oppure scendi al palco come è andata, e io lo voglio rifare ancora, cioè a prescindere da tutto, io ci voglio tornare. Porca vacca, è andata uno schifo quest'anno. Quest'anno è andata uno schifo. Io ricordo la mia prima competizione, che era in un contesto molto sfavorevole. Io sono sceso al palco e ho detto: pacca boia, io domani torno in palestra, devo fare questo, questo e questo, perché l'anno prossimo ci devo arrivare un po' meglio. Quante volte avete rivisto il doppio bicipite con Stefano? Tante, tante. Stefano è stato gentilissimo, gentilissimo. Allora, sì. Comunque, il discorso anche di questa gara è stato proprio, ma come lo sarà della prossima, che è vero, sali sul palco contro altri ragazzi e tutto quanto, ma il nostro obiettivo, e questo è sempre, credo sia stato tacito all'inizio, Certo. ma perché era ovvio, è stato portare la forma, cioè, Sono migliore tutti possibile. meritevoli di rispetto, tutti i Oltretutto, ragazzi io e del te, Mario. Matte, non ci vedevamo live da luglio. Quindi, cioè, io ero terrorizzato da questa cosa e continuavo a dire alla mia fidanzata, ma Marta, continuavo a dirle, io spero di non arrivare lì. E lui mi vede e dice, ma che è sto schifo, dai video eri meglio. Ero terrorizzato da questa cosa, però gli ho detto, la prova del 9 sarà poi che Matte mi guarderà e mi dirà, va bene, va male. A me non fregava niente che lui mi dicesse, andiamo a vincere, ma non me ne fregava niente. Bastava che lui mi dicesse, Madò, dal vivo... Sei quasi meglio che in video con il pump, le luci e sti cavolini. Ero terrorizzato da sta cosa, terrorizzato. E adesso per tutto quello che riguarderà il futuro, gare, non gare, eccetera, il nostro personale obiettivo è di nuovo quello. Certo, per forza. E così deve essere sempre, perché una volta che si afferra questo, ci avete capito tutto, tutto, tutto. Ok. Guardiamo Allora, questo è il un po' che protocollo che facciamo. Matteo seguiva all'epoca. Posso dire una cosa, ma lo dico davvero, a parte guardate quanti allenamenti, split A, B, C, D, E. Quindi di base c'è anche una bella frequenza. Si vede Matteo un agonista e che ha fatto altre discipline, perché altrimenti non sarebbe stato così semplice trovare una frequenza di allenamento tanto serrata. Allora, io dico una cosa, Matt, ma lo dico veramente in maniera pulitissima e senza alcun tipo di connotato non positivo, è un allenamento molto semplice. Va bene, nel senso che distensione con un bilanciere, un esercizio di base in 4x6. Si apre la catena, si va sull'isolamento con una tecnica di intensità. Ti barro, lat machine, pulley, squat, affondi, stacchi. Un qualcosa di veramente molto molto morbido, molto tranquillo e su questa base tendenzialmente si potrebbe fare il mondo partendo da qui, ma veramente, veramente, veramente il mondo. Qual è il problema, diciamo così, di questa routine, che logicamente poi si deve inserire anche in un contesto specifico. Io qui giù ho le foto di Matteo all'epoca, quindi queste sono foto del metà fine 2019. Guardate anche che bel poster che c'ha, per chi lo conosce bene, per chi non lo conosce se lo vado a vedere. Da vedere, ragazzi, da vedere, obbligatorio. E quello che si vede è questo. Allora, spalla leggermente anteposta, un deltoide veramente, veramente cattivo, con una postura un pochettino chiusa, questa scapola scivolata in avanti che tra l'altro sottolinea anche un bel gran dorsale, una zona del lombare, glutei e femorali, guardate qua per esempio, femorali molto, molto, molto vuota, però uno shape. Di tutto rispetto, tendenzialmente un bel petto pieno, deltoidi, braccia niente male, una condizione a 69 kg, tutto sommato pulita. Il gran problema erano le cosce, anche in virtù del fatto che c'era questo problema alla bassa schiena che
quando uno ha quelle problematiche alla bassa schiena e si ritrova a fare un leg curl da sdraiato, si fa sentire comunque. Figuriamoci poi ad approcciarsi a esercizi un po' più pesanti, perché in questo frangente quello che serve è proprio il carico veicolato sugli arti inferiori. Però posturalmente, tendenzialmente ci siamo, c'è solo questa disparità tra la porzione alta del corpo e quella bassa che ci ha fatto penare non un poco. Pochettino. Qui c'era qualcosa di relativo agli obiettivi e all'alimentazione seguita. Matteo probabilmente si gestisce tranquillamente in autonomia per quanto riguarda l'alimentazione. Qui eri sulle 3.000 calorie, che comunque per una persona di 70 kg non sono pochissime, però c'è sempre da rapportare tutto all'attività extra palestra che si faceva. Poi, come vedete, qui ci sono anche le fonti alimentari, si denota comunque una conoscenza in ambito alimentare che c'è, permane. Però quando arriva comunque un soggetto del genere, uno diceva, porca miseria, qui con un po' di lavoro ben portato vengono fuori cose interessanti. E la priorità principale è stata quella pian pianino, ma proprio pian pianino, di riportare il lavoro sugli arti inferiori. Ricordi, Matte, che rogna in quel frangente? La schiena è stato un bel colpaccio, perché infortuni in carriera ne ho avuti abbastanza e tutto. È stato abbastanza pesante anche mentalmente, perché io non ho mai avuto problemi di schiena, zero, 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 zero. E di colpo ho avuto appunto questa forte lombalgia, che poi mi ha portato a episodi di sciatica non indifferente. Già collaboravamo insieme, ci sono state scene, momenti non proprio bellissimi con la sciatica, di volte che non riuscivo a chinarmi a prendere i conetti per terra mentre ero a lavoro, cioè non si parla neanche di sollevare pesi proprio, cioè di chinarmi, eccetera. Poi piano piano, chiaro che anche in queste situazioni qua, tutto quello che non puoi fare, non lo fai, e fai tutto quello che puoi fare. Purtroppo qual era il problema? Che quello che potevo fare era tutta roba che tendenzialmente andava su gruppi muscolari o comunque su zone, rep range, eccetera, che io padroneggiavo abbastanza bene. Il problema era che non potevo fornire uno stimolo di un certo tipo su zone che invece necessitavano di più lavoro, perché le cosce non potevo neanche fare una leg curl, perché il nervo sciatico mi diceva ciao bello, e rematori da dimenticare. Abbiamo messo con calma, abbiamo messo il chest support draw, se ti ricordi, Matte. Assolutamente. Calma. Mi ricordo che, per fare distensioni con i manubri, se ti ricordi, Matte, io li appoggiavo su una panca e me li facevo passare, perché non riuscivo ovviamente a prenderli da terra. Certo. Ma qualsiasi cosa mi dava problemi, qualsiasi movimento di bacino sotto carico dava problemi. Quindi hai voglia di lavorare le gambe così. Oltretutto, vabbè, carichi assiali sulla colonna erano proprio da dimenticare. Quindi squat, stacchi, eccetera, non ne parliamo nemmeno. Affondi, non ne parliamo nemmeno. Quindi la situazione era abbastanza complicata. Poi, piano piano, si è risistemata, ma con molta calma. Molta calma. Adesso, Mante, di un po' che carichi ti gestisci, per esempio, su un RDL, su uno squat. Ma allora, dopo è stato bellissimo, perché a me fa ridere questo dello squat. Io, quando ho portato i miei, tra virgolette, personal record sullo squat, è successo qualcosa per cui non potevo più farlo. Quindi o mi infortunavo, è successo una volta solo, oppure ci chiudevano a casa. Allora, non lo ricordo. Ti ricordi, Matte? Allora, 3 settimane prima del lockdown, ho scritto a Matte e ho detto, guarda Matte, ho fatto la follia, ho rimesso lo squat. E avevo sparato, così, dopo mesi che non lo facevo, tipo 5-6 mesi che non lo facevo, ho fatto una roba tipo 120x6, una roba del genere, ed ero relativamente soddisfatto. 3 settimane dopo avevo fatto 150x7.
Ragazzi, se pesa poco più di 60 kg, siamo sui 65-68 kg in base alle circostanze, sono carichi, eh. Avevo fatto 150 kg per 7. Super soddisfatto, il giorno dopo, giustamente, finiamo in lockdown. Va, morto. Lo rimettiamo, ricominciano a salire i carichi. Ti ricordi, Matte? A settembre, 26 ottobre, di nuovo palestra chiusa, Richiuse. di nuovo squat abbandonato. Ed ero tornato anche lì, più o meno, con meno peso dell'anno precedente, perché il 150x7 l'avevo sparato che pesavo un bel vitellone, 73 kg abbondanti, mi pare. E a 70 kg mi pare di... No, forse... Sì, 69-70 kg avevo sparato una prestazione simile. E RDL invece è cresciuto in modo esponenziale nell'ultimo anno, da quando l'abbiamo rimesso appunto d'estate. Lo scorso cut ero stallato completo su tipo 150 kg per 6-7 ripetizioni. Quando piano piano abbiamo alzato le calorie siamo arrivati a 170 per 6 o per 7. E... Panca è sempre stata un po' la mia, un po' mi è Un sempre dato un cruccio. po' di problemini. E il meglio che ho fatto credo sia stato un 3x6 a 110. E il rematore con manubrio, quello è stato l'unico esercizio che ho potuto portare tanto a casa e lavorarci Infatti poi ne abbastanza. parleremo, perché c'è tutto l'ambito relativo al lockdown e a una preparazione affrontata purtroppo anche con mezzi molto, molto limitati. Per dire, Sì. come lo alleni il dorso? Tendenzialmente con una barra ci fai tanto, non ce l'avevamo a barra, Anche non lì ce l'avevamo. è stato un po' difficile da quel punto di vista lì. Cioè, se Questo l'anno prima ero limitato dalla schiena, l'anno dopo sì, ero in limitato dai materiali. generale. Ce n'è sempre una. Una, e per fortuna non ci si annoia mai. No, figurati. Ah, tu no, di sicuro. Io, altro discorso, tu non t'annoi di sicuro perché, cioè, son sempre stato un problema continuo, quindi... Una sfida, Matteo. Una sfida. Guarda qui, 08-06-2020, quindi non ci spostiamo nemmeno troppo tempo addietro. Qui si parla di metà dello scorso anno. Ok, si comincia a vedere qualcuno dei marchi che ti contraddistinguono, quindi la pienezza del deltoide, del braccio e quant'altro, però ancora gli arti inferiori erano abbastanza indietro. Poi andiamo a ricontrollare sul tuo diario qui a che peso stavi. Questa era la situazione. Quindi, allora, proprio super trasparenti, un fisico degno di nota, assolutamente, però distante ancora parecchio da quello che era. Guardate per esempio la compattezza della zona dei glutei che si cominciava a delineare, eh? Però comunque ancora molto distante da quello che potevamo immaginarci tendenzialmente. Si vede la base, anche se il salto che è stato fatto poi sulla catena posteriore dell'over è stato mostruoso. Però ancora cosce molto, molto indietro, una situazione molto migliorabile, migliorabile. E adesso facciamo il salto invece a gennaio. Ok, allora vi dico proprio una cosa che per me vale la pena, può essere riapplicato questo discorso praticamente a 90% dei praticanti. Questo lockdown, per quanto poi sia stato sofferto e lati negativi non ce ne sono stati, ha dato la possibilità a molti di riesplorarsi sotto tanti punti di vista. Anche e soprattutto, ecco, a Matteo, in relazione ad alcuni approcci che abbiamo forzatamente dovuto mettere in campo, perché ci mancava tendenzialmente tutto. C'era una panca, c'erano una coppia di manubri e c'era tanta volontà, né E più, che panca, Matte, preciserei. esatto, e che panca. E quello che abbiamo fatto è stato un approccio un po' poco formale per quelli che sono i miei standard. Adesso poi prendiamo la programmazione, ci diamo un'occhiata assieme, ma Matteo si è fatto un quantitativo di lavoro mostruoso,
a livello di frequenza e a livello di volumi, ma la limitante erano i carichi che si avevano, che erano quelli, i dischi erano quelli lì, e le possibilità di lavoro che avevamo. Cioè, vi rendete conto che significa stimolare in maniera un pelino più specifica il gran dorsale solo attraverso un pullover fatto in una determinata maniera? Perché trazioni verticali non esistevano. Però un quantitativo di hack squat con i manubri infinito, un quantitativo di stacchi infinito, un quantitativo di remate infinito, alzate laterali in tutte le salse, distensioni e quant'altro. Questa che vedete, poi vi diamo anche qualche dato, è la forma a fine bulk. Caspita, qui si parla di fine bulk e tendenzialmente è più pulito rispetto ai 6 mesi prima e c'ha una fracca in più di muscoli. Ora, io capisco gli scettici, nel senso che dice effettivamente che a casa non si può migliorare come in palestra, però poi ci sono le evidenze che mettono un attimino tutti a tacere, soprattutto nel momento in cui hai la possibilità di allenarti a casa un pelino più tranquillamente, senza dover correre di qui e di lì, ti puoi allenare con più frequenza perché non hai più problema degli orari e sei costretto tendenzialmente ad approcciarti a determinati protocolli di allenamento che a quanto pare hanno dato i loro frutti. Io, Matte, ho qua il tuo protocollo d'allenamento dell'epoca. Bello. Allora, questi sono i vecchi format, poi prendiamo anche i più recenti. Allora, Matte, sicuramente testimone, io sono un po' un mulo, un testone, no? Cioè, per me non si fa mai abbastanza, si può fare sempre di più, no? Poi Matte mi fa notare, guarda che di più non è meglio, soprattutto se lo fai peggio. Ma a me questo ragionamento qua faccio nella mia testona dura, fa fatica sempre a entrare. Durante il lockdown, le restrizioni, eccetera, il mio ragionamento è stato: ok, la qualità può essere discreta perché comunque posso allenarmi comunque bene. Sull'intensità, quella percepita, l'effort sicuramente può essere alto. Quello che sicuramente posso fare è allenarmi di più. Aumento la frequenza, aumento il volume, divido le sessioni, cioè la stessa giornata, per dire, potevo fare un pezzo la mattina, un pezzo la sera, non era male. Io mi trovavo molto bene, sinceramente. Fare femorali la mattina e quadricipiti la sera, mi trovo molto bene. Dove non puoi, sei limitato, devi trovare una strategia alternativa. E per me quella strategia alternativa è stata fare di più. E ho fatto parecchio di più in termini di volume, in termini di frequenze, tutto. Ha pagato? Sì. Avrebbe pagato ancora sul lungo periodo? Boh, non lo so. Forse no. Sicuramente non vedevo l'ora che riaprissero le palestre. Questo è il risultato di fatto. Però è così. Cioè, alla fine, dopo che dici ok, bene, non posso fare questo, cosa faccio? Cosa fai? Quello che facevi prima è cerchi di farlo meglio. O se non puoi farlo meglio, ne fai di più. Fine. Senza troppo. L'altro, parlando di più, io c'ho qui, allora, io c'ho tutti i dati di Matteo Ce ne sono pochi. dal settembre, mamma mia, dal settembre del 2019. Questo è il periodo relativo a marzo, per esempio. Questo è il diario di Matteo. Matteo ci appunta tutto quanto sopra, io lo posso vedere. Guardate, per esempio, qui, ditemi se si vede bene, nel caso zoom un po' di più. Ok, Ma così si vede abbastanza bene, almeno io vedo perfetto. bene. Questi sono i giorni del mese, cioè guardate, 1, 2, 3, 4, 5, praticamente su 31 giorni ci sono 6 giorni di riposo, dopodiché un quantitativo mostruoso di allenamenti. E
A fianco alla split vedete sempre un numerino, quello è un punteggio che viene dato all'allenamento da 1 a 5. Sono tutti anche abbastanza qualitativi gli allenamenti, tendenzialmente, nel senso che riesce a mantenerli, riesce a gestirli. Io poi qui mi sono imposto di limitargli la frequenza, perché altrimenti si andava incontro a un turbinio senza fine. E qui, allora, a gennaio il video che avete visto era attorno ai 72 kg, sì, quello è stato il peso massimo Sì, raggiunto, 72 e mezzo. mentre l'altro video, quello precedente, aspettate, giugno, maggio, era lo stesso identico peso. Probabilmente anche, ecco, qualcosina in meno. Era Sì. l'8, 71,2, quindi aspettate che ho fatto un macello. Quindi questo video che vedete qui e questo gennaio, e quindi 6 mesi dopo il peso era tendenzialmente lo stesso, però guardate poi soprattutto a livello di dettaglio generale, nonostante fosse ancora abbastanza pesante, che differenza soprattutto sul lower, a parte a livello di volumi in generale. Ed è qua che abbiamo cominciato un po' a limare la condizione. Quindi ci siamo confrontati, abbiamo detto: Matte, ma effettivamente l'idea di una competizione era ancora abbastanza remota, perché abbiamo deciso tutto dopo, però l'idea No, di abbiamo deciso partire. tutto. Cioè, allora, nella mia testa proprio non esisteva minimamente. Abbiamo deciso molto, molto dopo. Fai conto che, vabbè, ogni tanto mi lanciavi qualche frecciatina, poi ti rispondevo, ok? Alla Ma lontana. poi, seriamente, Matte, noi l'abbiamo detto, mi pare che fosse intorno ai primi di marzo, o no, metà marzo, perché io mi Esatto, sono laureato dopo la tua laurea. dopo la mia laurea, che era il 23 di marzo, che è stato il 23 di marzo, e io mi ricordo che già lì stavo bello, bello, bello tagliato, perché mi ricordo che il giorno della laurea è stato uno dei giorni in cui ho toccato il minor peso di tutti perché ero agitato di qua, di là, di su, di giù. Ed ero già bello tagliato. E da lì poi c'è stata la proposta. Tu mi avevi detto, Molfetta il 26 giugno. Io ti ho detto, no, cavolo, il 26 giugno, coincidenza, bla bla bla. Poi abbiamo trovato l'INBB, vabbè. Però sì, era bella lontana come idea, cazzarola. Parecchio lontana, parecchio lontana. Diciamo che però poi le cose hanno cominciato a prendere una certa velocità, Sì. complice anche comunque l'attività che Matteo fa ogni giorno, è molto attivo, ha un output importante e si allena, ma si allena veramente un botto, a prescindere dalla quantità anche con l'intensità di allenamento. E tanto per farvi vedere un pochettino, ci siamo confrontati un po' e abbiamo detto: vabbè, ma cominciamo comunque a vedere cosa succede. Quindi, da gennaio 2021, quindi gennaio di quest'anno, il peso massimo toccato è stato attorno ai 72,5. È cominciato pian pianino a scendere. Ci siamo confrontati, abbiamo detto: ma casomai inizialmente è meglio optare per un approccio più morbido, che ne pensi, ma se facciamo una differenziazione Oh no. nell'intake calorico? Tra l'altro, Matt si è sempre gestito in totale autonomia, ma tanto le fonti che utilizza sono sempre molto precise, molto pulite, concepisce il cibo in una certa maniera. Qui mi sono, ecco, permesso di limare un po' la frequenza di allenamento. E come vedete, la tendenza, sempre qui è cambiato il format. La tendenza è stata molto morbida. Quindi 70, 69,6, qui ci sono segnati tutti i pesi minimi. A marzo pian pianino continuava a scendere ancora, è stato toccato un 66 kg.
tutto in maniera molto molto morbida, finché logicamente, ecco, infatti questo è relativo al giorno della laurea, bene o male, finché non eravamo arrivati veramente a un punto in cui la condizione cominciava ad essere veramente drammatica, e abbiamo selezionato una data, come vedete qui comunque le calorie tendenzialmente ci sono per un soggetto di 66 kg, non è che non ci sono, soltanto che c'era un discreto sbilanciamento anche sull'intake proteico, considerando il grande affare che aveva, l'intensità che gli allenamenti avevano cominciato a prendere, allenamenti che però appunto si svolgevano praticamente tutti quanti in casa, con quello che si aveva. Infatti c'era una selezione degli esercizi a monte, perché è inutile cercare di replicare quello che fate in palestra a casa se non avete i mezzi, e un'attivazione sulle cosce che era pressoché giornaliera. Quindi qui avevo un hack squat con un time under tension molto, molto fluido, di 7-8 minuti continui. Dopodiché qui c'era soltanto un lavoro sui polpacci e una quantità mostruosa di remate per cercare di sollecitare sempre questo gran dorsale, ma detto comunque il back in generale. Qui c'era un lavoro addirittura di isometriche in superset con esercizi in massimo allungamento tipo il CC squat, e quello che provavamo a fare era buttare carico sull'esercizio che ci permetteva di farlo, ma proprio per disponibilità di ghisa. Finiva lo spazio su bilanciere, perché bilanciere, voi immaginate bilanciere, bilanciere di Decathlon, quello dritto da 6 kg, non ci sta. Quindi, niente sopra. Tollerava 120 kg di dischi, è stato un miracolo, siamo stati miracolati tendenzialmente. Porca vacca. Qui il volume era cominciato un attimino ad essere scremato rispetto a protocolli decisamente più pieni, quando l'intake calorico era più alto come questo, e qui c'era veramente un botto di lavoro. Tra l'altro queste split venivano ripetute in maniera costante e continua, c'erano delle variazioni in maniera tale che lui riuscisse ad allenarsi praticamente con frequenza giornaliera, era un 6 su 7, e quindi le split venivano ripetute, quindi split A, B, C, D e F, con delle piccole variazioni, benché la ripartizione dei gruppi muscolari fosse bene o male quella. C'erano delle tecniche tipo, esatto, tipo un movimento e mezzo nel front squat, eccentriche molto dilatate. Quello che si poteva fare, non potendo giocare sulla scelta degli esercizi, era farlo sul time under tension e sulle tecniche di intensità. Non si poteva fare altro, non si poteva fare altro. Quindi c'era un continuo rielaborare. Guardate, addirittura questo è ancora precedente, qui c'era un volume ancora maggiore. Poi lui mi segnava i carichi, segnava qualsiasi cosa, quindi avevo sempre la possibilità di controllare. Qui c'è stata un'evoluzione dal 9 al 9,5, quindi dei piccoli cambi di stimoli e poi così via. Fino a che non ne decidiamo il giorno della data, la data della gara, e lì cominciamo un attimino a frenare, mettendo che l'unica categoria della quale eravamo certi era quella degli under, perché poi altezza, peso, tutto il resto sono cose che vanno scelte un pochettino lì. Un conto è avere un piano preciso, noi il piano preciso era relativo alla categoria d'età, la forma era buona, facciamo anche tutto quanto il resto. Questo periodo di forte restrizione, comunque di impegno importante, come l'hai vissuto, Marta? Allora, la cosa già che lasciava perplesso la gara era il fatto che decidere di fare una gara, sai, col Covid e tutto, già io me la stavo facendo sotto, perché dicevi, ok, magari ti dai non questo obiettivo, però sai che c'è quella cosa lì, quell'occasione lì, però non sai neanche se si farà effettivamente o no, perché non lo sapevamo, col Covid e tutto quanto. Quindi è stata una bella batosta. Diciamo che dal punto di vista motivazione è stato un bel up, sicuramente. Dal punto di vista pratico, cos'è cambiato? Niente? Nulla?
ho continuato a fare quello che devo fare. Io sono un, io dico sempre che sono un piccolo soldatino, cioè a me viene detto di fare le cose, boh, io le faccio. Spesso vengo sgridato perché magari voglio fare di più, faccio di più e vengo mazzolato. Oggi sono stato mazzolato alla grande, proprio, proprio alla grandissima. Matte è una persona educata, ma io sentivo dal video che guardavo la voglia di mettermi le mani al collo e stringere. No. Cosa ho detto? Non devi fare di più, devi fare meglio. Devi fare meglio. E io nella mia testa dicevo, bravo Matte, bravo. E quindi niente, sostanzialmente quello. E poi si è andati piano piano. Piano piano, finché non ci siamo ritrovati, adesso vi faccio vedere la grande differenza, a un punto in cui, eccolo qui, perfetto, quindi riguardiamo brevemente, c'è questa cosa che, ok, guardiamo brevemente il video, questo era gennaio, ci ritroviamo a quello che io chiamo il punto di massima magrezza. Ah, cazzo! E era questo qui. Quindi una condizione veramente veramente importante, in cui però vabbè, voi magari vedete un fisico veramente stratosferico, però mancavano un po' di volumi, un po' di tutto, mancavano un po' di volumi. Quindi questo è combaciato con poi l'inizio della risalita. E parliamo del peso minimo toccato, che è stato ad aprile, sotto i 65 kg. Io voglio anche ritrovare, poi metto un attimo stop condivisione, un secondo, perché tanto ce l'ho tutti quanti qui. Come si fa? Visualizza dettagli. Voglio ritrovare il check completo di aprile, dove si vede tutto quanto bene, data, perfetto, eccolo qua, perfetto, magnifico, adesso ve lo faccio vedere. Questo qui praticamente è a inizio reverse, qui si vede un po' meglio, quello era un po' troppo zoomato. Questo è il 5 di maggio. Cioè eravamo appena prestati, diciamo, a ricominciare pian pianino a salire. È un fisico sicuramente ricchissimo di dettagli. Io sono stato veramente strafelice che i volumi neoconquistati sull'over non si siano spenti, perché tendenzialmente quando c'è un guadagno muscolare fresco è molto facile che se ne vada via, purtroppo. E invece abbastanza bravini, dai, possiamo dire, nel evitare di perdere guadagni muscolari nonostante poi la fase di restrizione importante, comunque il raggiungimento di una BF che è veramente 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 bassa. L'unica pecca, perché poi bisogna sempre parlare anche delle cose che non vanno, relativa a questa zona qua, che ci è mancata per veramente tanto tanto tempo. Cioè il gran dorsale, ai noi non abbiamo veramente potuto fare in modo di colpirlo meglio di quanto abbiamo fatto, però la condizione qui era veramente veramente drammatica. Fatto sta che, ecco, abbiamo parlato oggi con Matt, è una gara di bodybuilding, non è una gara di striature, perché altrimenti avrebbe vinto i campionati universali, e l'idea è stata quella pian pianino di risalire. Esagerato. Fino a che... ecco, già vi faccio vedere magari un paio di settimane dopo, poi qui abbiamo fatto veramente un casino di fatica per curare il posing. Mamma mia! Ecco, quello, raga, è dura non allenarsi.
E qui già si cominciava a vedere qualche volume in più. Tenete sempre conto che, vedete, c'è che a parte i primissimi, poi tutti gli altri sono stati fatti in questa location, perché gestirsi a distanza non è semplice, soprattutto in relazione a una preparazione agonistica e a shape di un certo livello. Quindi tutto quanto doveva essere ben gestito anche per quanto riguarda i report. E il posing è stato un altro grande problema che abbiamo cercato di risolvere a distanza, non avendo Matteo nessuno che lo poteva aiutare lì. Insomma, le cose a distanza si possono fare anche benino, poi il resto l'abbiamo visto il giorno stesso. E pian pianino siamo andati risalendo fino a che, tendenzialmente, perché poi non è cambiato praticamente nulla, abbiamo raggiunto quello che era il monte calorico con il quale poi siamo effettivamente arrivati in gara con piccole variazioni già a partire dal 17 di maggio. Quindi competizione il 5, dal 17 tendenzialmente non è cambiato niente. Ah, scusa, Matte, ti Dimmi. interrompo perché c'è una domanda, l'ho vista adesso, spero che Raffaele non l'abbia fatta un tempo fa, che magari l'ho fatta aspettare, poverino, sta dicendo, guarda, sto scemo che non mi rispondi. Qual è la lezione migliore che hai imparato e che ti senti di consigliare per chi si allena godendosi il percorso, ma anche pensando un giorno di mangiarsi un match di Giusto, gym? bella domanda. Questa è una bella domanda. La lezione migliore che hai imparato? La lezione migliore che hai imparato, che probabilmente già conoscevo, è che circondandosi delle persone giuste, capisci veramente quanto cavolo sei fortunato se ti circondi delle persone giuste. E che anche quell'esperienza lì che tu vivi, tra virgolette, da protagonista, ti fa veramente apprezzare ancora di più le persone che hai intorno, che hanno tenuto duro per te, anche quando oggettivamente vengono fuori delle cose non belle, perché comunque la preparazione ti stanca. Il lavoro ti stanca, l'allenamento ti stanca, ti stanca tutto, ti stanca tutto, ti stanca tutto di più, molto di più. E ci sono delle persone che ti stanno accanto H24 o che ti stanno accanto più di altre, eccetera. Ed è, secondo me, molto facile, quando sei in quelle condizioni lì, allontanare le persone a cui vuoi più No, bene è e vero. ferirle di più, perché tu parti dal presupposto che quelle persone lì ti vorranno comunque bene. E quindi non è che le tratti peggio, però è meno riguardi nei loro confronti, ok? Come può essere la fidanzata, per dire. Invece, quello che ho imparato è stato che veramente le persone, cioè di questa esperienza qua, quello che ti rimane di più di tutto, non sono le foto né niente, sono veramente tutti capperino di momenti che non c'entrava niente con la competizione, non c'entravano niente. Io, per dire, ripenso a Perugia, mi viene in mente di Roberta, la signorina Ludovici, che mi sgridava e mi diceva: vai subito a dormire, vai subito sul letto, ti devi riposare. Io che dicevo: oh, non fare niente, io voglio fare qualcosa. E lei mi diceva: vai subito fino a letto, con Matteo e Marta che uscivano ad andare a fare la passeggiata, o il momento di Matte e Marta seduti in casa che ridono per stupidaggini, o io che mi mangio il couscous mentre giro per casa e loro mi prendono per i fondelli. Quelli sono. Quella è. Matteo ha fatto un discorso veramente. Non so se tutti quanti sono in grado di comprenderlo, però sono cose che quante volte vi capita di essere nervosi, ma io non parlo di agonismo, di avere veramente le palle che girano e di rispondere male alle persone che vi stanno vicino. Adesso amplificate tutto questo per 10, quindi quella stanchezza, quella spossatezza che veramente vi fanno scattare la scintilla in qualsiasi frangente. Il più grande dei problemi non è relativo alla disciplina, ma a quello che c'è fuori. E bisogna essere Assolutamente. molto maturi in questo frangente, perché è bello, fa figo pensare che l'agonismo sia una questione di vita, di morte, di esaltazione, di eroi, di battaglie campali. Invece l'agonismo è fatto di piccole cose e di grande rispetto verso chi vi sta accompagnando in questo viaggio, perché non sarete mai da soli, Sì. mai. C'è chi comprende, chi comprende meno, chi vi appoggia, chi vi supporta, chi vi sopporta,
La cosa più difficile, qui mi ci metto anche un po' la mia esperienza, è far combaciare tutto quanto. Non sono gli allenamenti, perché l'allenamento di merda vi capita anche quando mangiate 1000 calorie, non è fare la dieta, è riuscire a far combaciare tutto, tutto quanto. Il discorso è proprio questo, che purtroppo tendi ad allontanare le persone che hai più care perché appunto parti dal presupposto che tanto loro ti capiscano, ti capiranno e che giustificheranno i tuoi atteggiamenti. E questa è una cosa che alla lunga non va bene perché Non va la bene, persona, il cliente che magari vedi un'ora, non puoi arrabbiarti con lui, però non ti dici, boh, un'ora passa, finita. Ma invece, quando tu c'è il pallino fisso che pensi soltanto, sono stanco, voglio andare a casa, andare a dormire, vorrei dormire, o che l'allenamento pensi solo alla gara, cioè quello è ancora più. è stato. Ho fatto 20.000 passi, sono acquoso, mi faccio schifo, sono magro, sono secco, ho fame, penso solo al cibo. Cioè, a un certo punto le persone intorno a te dicono, abbiamo capito, però. Però a noi ce ne fregherebbe anche niente, diciamo, Però di un attimo muscolatura e mentale. quant'altro, è vero, è vero, E Gas. quella secondo me la cosa difficile. La cosa difficile è ovviamente devi sempre partire dal presupposto che non tutti debbano giustamente condividere le tue scelte. Questo non vuol dire che tu non debba fare le tue cose, però semplicemente che bisogna, come in tutte le cose che io ho sempre detto, bisogna sempre venirsi incontro. Tu devi Vero. cercare di capire gli altri e purtroppo quando, non dico che sei in questa condizione perché sembra, va, esagerare, no, però quando sei così, tra virgolette, sotto stress, che non è magari dato dalla dieta e all'allenamento, magari è per una persona normale un periodo difficile, eccetera, è appunto venirsi incontro e cercare di non dare per scontato il fatto che gli altri ti debbano capire a tutti i costi e che probabilmente sei tu che stai sbagliando qualcosa. E non è facile, non è facile. Non è facile. E io continuo a sbagliarlo, cioè ancora adesso. Adesso dico, faccio il santone, il guru. Ma è assolutamente vero. Anzi, cioè, minimamente. Sono cose di cui, cioè, è il pane quotidiano delle chiacchierate con la mia fidanzata, assolutamente. Perché per dire, lei è proprio l'emblema, la persona con cui parlo di più, mi confronto di più, eccetera. E quelle sono le persone che tu tendi involontariamente ad allontanare perché dici, vabbè, ma tanto lei mi vuole bene lo stesso. Eh no, perché se non ti prendi cura delle cose, Certo. poi Vedete non va sempre tutto male. quanto è maturo sto ragazzo così giovane? Ma è. Campione, campione nasce da dentro. Nasce da dentro. Da dentro, ma perché prendi, cioè, dopo che prendi facciate, ti fanno. Dici, cavolo. Forse sto sbagliando e ti viene paura perché temi veramente di perdere determinate cose, allora dici aspetta un attimo, time out. Forse sono io che mi sto comportando un po' non proprio benissimo. E poi vengono fuori aspetti del tuo carattere in negativo che vengono esaltati al 100%, cioè diventano 10 volte tanto, no? E Vero. quindi è questo, insomma. Però. Serve veramente un bel caratterino e Ma soprattutto sì. bisogna rendersi conto che, ecco, se capite questo, capite tutto, che questa è una grande passione. E come ha detto Matteo prima, siamo fortunati a poterla praticare. Sì, Prendete questo e avete capito tutto anche in relazione all'agonismo. è questo. E Io sono anche fortunato. Sono fortunato certo. perché ho tempo per allenarmi, ho le disponibilità, o vado d'accordo con le persone perché ho una fidanzata che accetta il fatto che, perché ho un coach che mi aiuta, mi ascolta, capisce, perché ho. Per tutte queste cose qua sono fortunato perché sono circondato di persone lontane nei social, nel senso non fisicamente vicine, perché le persone invece vicine comunque mi sostengono per tutto. Cioè, di cosa mi devo lamentare? Sono fortunato e basta, boom. Però dico solo una cosa, Matt, la fortuna non esiste. Matteo sta usando dei termini un pochettino a sproposito, ma lo sa anche lui che la fortuna non esiste perché No, tutto bisogna questo essere bravi sicuramente contorno. di circondarsi Esatto, di determinate persone, però bravo, bravo, In altre bravo. circostanze, per dire, mi è arrivato appunto
un affetto da persone che io magari avevo sentito una volta, visto, gli avevo messo un mi piace, eccetera, che è stato veramente incondizionato e che a me ha lasciato tanto, 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 tanto. E mi lascia ancora così, ragazzi, cioè, poi io dico, alzo le mani, dico, vabbè. Scusa, allora, ma ti ho fatto una digressione incredibile. Guarda, era dormire, avranno detto, ma lascio perdere questo. Allora, qui vedete qualche protocollo, vedete qualcosa, però la cosa che conta di più l'ha detta Matteo, e su questo ovviamente non si discute. Allora, queste sono le ultime programmazioni, poi ci diamo un'occhiata. Mi volevo un attimino soffermare su questo. Allora, come vedete, tendenzialmente non è successo granché da metà maggio in poi. Se non che Matteo ha cominciato a trottare come un pazzo ogni giorno, perché si muoveva veramente, veramente tanto, però abbiamo visto che la sua massima forma l'ha raggiunta in un frangente in cui mangiava, non troppo, stava bene con un determinato intake calorico, tanto nell'ultimo periodo praticamente ci confrontavamo tutti i giorni, e vi dico anche una cosa, ho avuto modo di sentire e condividere pienamente l'idea di altri preparatori anche in un frangente differente, diciamo, della nostra disciplina, quindi parliamo del bodybuilding e non del culturismo, perché è inteso, e la cosa bella è che dicevano giustamente che se si è in forma 2 settimane prima della gara e con poche accortezze si può migliorare, è fantastico. Se l'ultima settimana si deve rischiare con qualche cazzata di rovinare un signor lavoro come è stato questo, ma per quale motivo? Per quale motivo? L'unica cosa che abbiamo fatto, che poi credo che sia veramente tanto tanto importante, è stata quella di confrontarci nell'ultimo periodo praticamente ogni giorno, e questo è un approccio che io poi vado a riapplicare con gli agonisti, cercando di replicare nelle ultime settimane quello che sarebbe stato poi il giorno della gara. Cosa chiedevo a Matteo? Quindi abbiamo visto che effettivamente l'orario di uscita era attorno alle 16:30, sì. Esatto, perché poi è uscita la scaletta, o meglio abbiamo ipotizzato, perché lui era under. E quindi gli chiedevo ogni giorno: Matteo, per favore, alle 16, cortesemente, puoi inviarmi un video? Magari non sempre ci riusciva, a volte sì. E l'obiettivo era quello di arrivare a quel punto della giornata, perché quello ci interessava, di certo non ci interessava arrivare in massima condizione al mattino o la sera a mezzanotte, portando una buona forma. Quindi, Matteo, cosa hai mangiato oggi a colazione, a pranzo, nello spuntino? Confrontiamoci un pochettino, come ti senti oggi in questo momento della giornata? Oppure quanto hai bevuto? Per esempio, ecco, uno dei grandi miti che adesso Matteo vi sfaterà è quello relativo all'assunzione del liquido nell'ultimo periodo, che tendenzialmente è rimasta costante e molto, molto, molto alta. Adesso è un po' una moda quella di affogarsi di liquidi, però pensate a Matteo che sta tutto il giorno attivo, al sole, con queste temperature, cosa significa pensare di ridurre l'introito di liquidi? Matteo beveva tanto, abbiamo livellato soltanto un po' il sodio verso l'alto, perché quando si beve tanto per necessità è logico che determinati elementi vadano a perdersi, e quello che abbiamo fatto è stato ogni giorno, nell'ultimo periodo, negli ultimi 10 giorni, limare per arrivare in quel momento della giornata in una perfetta condizione. Il grande dramma del ho sbagliato la ricarica, ho sbagliato qualcosa nell'ultimo giorno, noi non abbiamo fatto alcun tipo di simulazione di questo tipo, tutto uguale, simulando però praticamente negli ultimi 10 giorni la condizione da gara in quel momento della giornata, sì. In quel preciso istante della giornata, e limando anche un po' l'allenamento, per esempio questo, no, queste sono le ultime split routine, adesso ve le faccio vedere. Le uniche modifiche che sono state fatte tendenzialmente sono relative un po' alla scelta dei movimenti, cercando di evitare quelli più tassanti sul sistema nervoso centrale, quindi
siamo tornati in palestra, alleluia, alleluia, alleluia. C'è un buon utilizzo dei macchinari, ci sono sempre un botto di lavori a tempo, c'è sempre una discreta quantità di volume, una discreta frequenza. L'unica cosa che viene un po' meno, guardate lo squat per esempio, a che punto della routine sta, e lui è 64 kg, si spara una decina di ripetizioni con 110-120 kg. Beh, è magnifico, è una grandissima opportunità, però stiamo attenti. Quindi c'è un lavoro di isolamento e c'è quello che generalmente succede al contrario. Quindi prima lo squat e poi la pressa. No, qui prima la pressa e poi le accosciate con bilanciere, perché è un esercizio che riesce bene, un esercizio sul quale si riesce a esprimere, però bisogna anche mettere dei paletti, soprattutto ecco, con una testa calda in senso positivo, altri lavori a tempo per il lower e così via, finché non è arrivato poi. Ecco, ulteriori richiami alla catena posteriore con degli stacchi nella giornata di back, degli affondi di nuovo a tempo, perché il dimagrimento localizzato non esiste finché non tocchi determinati BF, poi a quel punto comincia a fare la differenza. Un'attivazione dell'addome giornaliera, un'attivazione dei polpacci giornaliera. E l'unica cosa che abbiamo fatto è stata quella di livellare un po' gli stimoli praticamente nella settimana pre-contest, nella settimana propria dell'ultima settimana di allenamento, facendo veramente due modifiche, allentando il lavoro sulle gambe e poi presentandosi in condizione esattamente come volevamo il giorno della gara. Ora c'è una grande sfida da affrontare. Quella che riguarderà gli italiani e non solo i primissimi di luglio, e l'obiettivo sarà quello di portare una condizione ancora più interessante, perché alla pesa, dici un po', Matt. Alla pesa io non so cosa sia successo. Ecco. Sono arrivato lì, sono entrato, mi fa bla bla bla. Vediamo, peso altezza. Bello dritto a prendere l'altezza, schiacciato contro il muro. Dai, più in alto che puoi, più in alto che puoi. 1,68 e 3. Ho detto vabbè, avevo detto 1,68, ci ho preso. La mattina ero 65 e 3. 65,4, 65,7, non mi ricordo più, una roba del genere. Alla pesa ero 67 e 1, una roba del genere. HP-1 per intenderci. Quindi entravo nella categoria HP0 e avevo bevuto parecchio per il viaggio e tutto quanto. Avevo fatto solo un pasto, avevo fatto solo il couscous a pranzo e quindi è stato, sinceramente, non pensavo. E boh, e quindi siamo finiti in HP0 e nella meno 70. E quindi quelle sono state le due categorie di peso che abbiamo beccato. E poi, vabbè, l'under 25. Adesso, come diceva Matte, appunto, l'obiettivo sarà quello di portare una condizione migliore. Io sono, vedete, bello rilassato, ovviamente, sono assolutamente fiducioso. Minimamente, no? Sono agitatissimo, me la sto facendo addosso, semplicemente. Perché poi dopo la gara mi sono reso conto che comunque la forma era discreta. Adesso ovviamente la mia testa bacata mi dice: cavolo, eri così, adesso fai schifo, ma com'è sta storia? E quindi no, comunque l'obiettivo sarà quello, ma tanto io so, io devo fare solo quello che mi dice Matte, poi solo quello che mi dice Matte. Devo ripetermelo tanto, fai solo, solo, fai solo, fai solo, non farli più. E no, quindi l'obiettivo Vabbè, è ma quello, ci sta portare una anche questo. forma migliore. Un po' Sì. spaventatino, un po' preoccupatino, ma questo è perché è il mio cervello che è bacato, non è per altri motivi. Però l'obiettivo è questo. L'obiettivo è Alla questo. fin fine, nessuno sa chi si troverà davanti, in che circostanza ci si ritroverà finché non arriva sul palco. Ora, capisco le mille strategie che uno si può fare, però tendenzialmente c'è sempre quella linea sottile, ne parlavamo proprio oggi, tra va bene tirare fuori ulteriori dettagli, ma quanto ci si rimette poi sulla base dei volumi muscolari? Ok, va bene sui volumi muscolari, però se ci ritroviamo a essere i più leggeri della categoria, sforiamo di un etto, magari ci troviamo atleti di stazza differente. Ora,
Matt ha portato una condizione veramente molto importante, molto molto importante. E io mi sento di dire che l'obiettivo è di migliorare quella condizione ulteriormente, a prescindere poi da quello che sarà la forma, quel peso registrato. Io ho qui, si vede, sì, queste sono il post fatto, questa è della mattina, e bellissima condizione, non eravamo ancora pronti però qua, perché attraverso le simulazioni fatte prima eravamo ancora un pochettino vuoti, un pochettino scarimi, ma molto, 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 molto dettagliati. Questo è quando siamo partiti, questo addirittura... L'ultima volta che ci siamo visti, questo, la foto che avete visto prima e queste sono state fatte a un anno di distanza, cioè guardate, va bene che si riconoscevano i contorni dei glutei, le forme delle cosce, ma volumi di un altro calibro, e questo qui è stato proprio dopo aver messo il tan. Se guardate questo video, è vero che le circostanze sono differenti, quindi la luce in camera e tutto il resto, però la differenza in termini di volumi comunque, caspita, si nota, è abbastanza evidente dalla mattina rispetto al pomeriggio, perché ci sono un paio di pasti nel mezzo, c'è una bella colazione, poi il giorno stesso abbiamo da pranzo in poi ridiretto un po' le cose. Questa veramente una condizione imbarazzante, ma qui mancavano un po' di volumi, qui è stato, c'era Stefano gentilissimo, si sono confrontati, questo fa anche bellissimo, però questo è stato un momento fantastico, ma Matteo ancora tanto tempo per dire la sua, anche perché il potenziale effettivamente ce l'ha. Qualche scatto in cui la condizione era decisamente differente dal mattino, anche perché tenete conto che ha bevuto come un cammello tutta la giornata, e questo è stato lo scatto finale. Davvero, davvero, davvero una bella giornata. Sai cos'è che a me piace un sacco, che mi fa sempre un po' riflettere, no? Che tanti, sia dell'ambito che non, mi dicono: ma Matte, ma cioè, sei arrivato a quella condizione, oggettivamente era una buona condizione, tutto quanto, no? Ma come farai a migliorare ulteriormente, no, quella cosa lì? E dico: ma la risposta è semplicissima. Cioè, io vedo quelli che sono più avanti di me, no? Matteo Picchi, Leonardo Coccia, Stefano Travaglini, Alessandro Mercuri, Danny Valentini, Alessandro Cappucci, per citarne qualcuno, no? E dico: ma loro come si allenano? Ok? E poi mi rispondo, io dico: ma io sono in grado di esprimere tutta quell'intensità, tutta quella densità, tutta quell'intensità per tutto quel volume consecutivo, con quella frequenza, con quello stress lavorativo? Io faccio uno più e dico: no. Quindi per migliorare devo imparare a fare quello. E cacchio, di tutte ne ho citata di roba, ne ho citata veramente tanta di roba. Su tutto quello io posso migliorare. E migliorare su quello vuol dire anche tendenzialmente, se la metodologia dell'allenamento non ci frega, non è una scienza esatta, ma è una scienza, allora, cioè, il margine di miglioramento c'è. Io prendo, cioè, tanti grandi atleti, no? Che io reputo grandi atleti, li prendo più che come esempio per la loro condizione, proprio per quello che sono in grado di fare, no? In allenamento, fuori dalla palestra, eccetera. Ed è quello che mi fa capire veramente che posso ancora migliorare, proprio perché posso migliorare lì. Cioè, posso migliorare la mia performance, posso migliorare la mia attitudine, il mio effort, eccetera. Posso migliorare quello. Allora posso anche migliorare quella cosa lì. Cioè, io sono stracontento di spararmi i miei 8 minuti di affondi a corpo libero a fine allenamento di gambe, no? Poi però vedo il signor Leo Coccia che si spara 100 squat a corpo libero in tensione continua con tot chili. Dico: bravo Matte. Cioè, ma ne stiamo veramente parlando? O vedo, o dico: ah cavolo, sono un figo, ho fatto 170x6 di
distacco gambe tese. Bravo. Vai a vedere i video di Matteo Picchi. Ma non ha fatto RDL si è fermato. No, tu hai fatto due serie, due top 7 e un back off, ricotto. Lui si è sparato tre serie, 210. E poi però fa tutto il resto di gambe. Allora ti chiedi, ma perché le gambe di Matteo Picchi sono così e le mie sono cos'altro? Lì però la risposta te la dai. Quando poi ti alleni con quelle persone te la dai 100 volte. 100 volte. E allora quando capisci che agendo su quei parametri e migliorando lì, allora dici, cavolo, allora di roba da migliorare ce n'è, di margine di miglioramento ce n'è. Aggiungi quei mattoncini lì, vedi che poi a quel punto io a quel punto quasi mi spavento, perché dico, cavolo, ma se io riuscissi ad allenarmi così, cioè, ma allora dove arriverei? Cioè sarei un mostro. È chiaro che le cose non sono direttamente proporzionali, questo è chiaro, però è quello a cui io guardo, cioè che cosa posso migliorare per l'italiano, no? Sicuramente posso migliorare la qualità dei miei allenamenti rispetto a quelli che ho fatto nel tra virgolette pre-gara, nelle ultime, adesso mancano 3 settimane a quell'evento lì, nelle 3 settimane prima della scorsa gara ho fatto questo, mi sono comportato così, adesso posso fare quella cosa lì magari, o un'altra cosa, meglio però. E in teoria la condizione potrebbe essere migliore. In teoria. Sì, sicuramente si può, no, anzi si deve migliorare sicuramente. Ci sono alcune cose che necessitano per forza di più tempo per radicarsi, quindi si parla di volumi ulteriori, di muscoli nuovi, e per il resto invece bisogna puntare a quello che è una qualità migliore, quel dettaglio ulteriore, che sono sicuramente obiettivi altrettanto ambiziosi in relazione alla forma raggiunta, però sul breve termine, qualcosa che si può fare. Ad ogni modo si parla di miglioramento concreto, si parla di dettagli, il vero miglioramento è quello che avremo da qui a un anno. Mi viene in mente, caspita, buttiamo dentro ulteriore lavoro sul gran dorsale, buttiamo dentro ulteriore lavoro sui quadricipiti, sui femorali, puntiamo a un aumento globale di massa muscolare, per portare poi una versione 2.0, che comunque non sarà una versione 3.0, perché quella ci sarà ancora dopo, successivamente. Ora, quello che possiamo fare tendenzialmente è riproporre quella forma cercando ulteriori dettagli, cercando ulteriori, tendenzialmente ulteriori spunti in una fisicità già molto impressiva, tenendo conto che quelli che sono i gap muscolari non si possono recuperare nel brevissimo termine. Anzi, una grande conquista sarà evitare che determinati distretti non proprio importanti a livello di volume vadano a peggiorare vista la restrizione calorica di questo contesto. A noi, a prescindere, sicuramente abbiamo affrontato un'avventura che è stata fantastica, perché una prima competizione necessita di tante attenzioni. Avete visto tanti dati riportati nel corso di 2 anni, e che comunque lasciavano una grande incognita su quello che sarebbe avvenuto poi. Boh, che succederà? Non abbiamo dei progressi, non abbiamo dei feedback. Che succederà? Noi proviamo a raggiungere tutto con largo anticipo, e il largo anticipo rispetto al 5 giugno è stato fine aprile, quindi fantastico. Lì puntiamo pian pianino a migliorare, a riprenderci i volumi e a camminare invece che a correre verso l'obiettivo. Ora, sperimenteremo sicuramente qualcosina di nuovo, benché sempre ben calibrato, perché abbiamo questo problemino, diciamo così, del peso, o comunque della perdita di volumi, o comunque del mantenimento sul lungo periodo di una forma del genere, e dopodiché arriverà la vera sfida, quindi post competizioni si dovrà dire fantastico, siamo arrivati a questo punto, adesso però bisogna puntare a qualcosa di più ambizioso, non a livello agonistico, ma a livello proprio di fisicità, di quello che è il bodybuilding e la cultura fisica, migliorarsi e continuare a migliorare. Ecco, questo secondo me è importante, probabilmente nel mio discorso questo concetto non è passato bene, ma come al solito Matte è il mio calibro, io sono un fiume in piena, lui mi,
mi direziona, lui mi argina, mi dice dove andare, eccetera. Ecco, questo secondo me è la cosa più importante, cioè la cosa più importante, la cosa importante. Adesso si sta parlando sempre della gara, della prossima gara, eccetera, ma io, questo ragionamento è anche matte, anche se non ce lo diciamo, però credo che la cosa sia ovvia. Cioè, io sto già pensando al dopo. Io so che poi c'è il grande lavoro, lo faremo dopo, e non è che dopo, tolta la gara, bella. No, cioè adesso mi sto allenando tanto, sto facendo tanto, eccetera. Dopo posso fare di più. E lì poi ci divertiamo veramente. Lì poi ci divertiamo veramente, perché vedi, quando poi ricominciamo a salire e tutto quanto, lì allora poi lì ci sarà il lavoro cazzarola duro da fare per costruire, per mettere, per avere pazienza. Tanta pazienza. Lì poi si metteranno le cose, e io non vedo l'ora, io non vedo l'ora. Io aspetto quel momento per dire boh, finito, ciao. No, perché poi sarà lì che metteremo in pratica tutto quello che dicevamo e inizieremo ad esprimere in testa con tanto volume e tutto quanto. Tutte cose molto divertenti, molto faticose, molto divertenti. Però quello sarà poi la cosa bella. Adesso, come dice Matte, ormai mancano 3 settimane. Quello che possiamo fare sicuramente lo faremo, spero, cioè l'unico qua che può mollare sono io, cioè dipende da me, perché magari esploso, poverino. È impossibile conoscendoti. Non sottovalutarmi. Però appunto la cosa sarà quel dopo, poi lì ci sarà da divertirsi veramente, poi lì diventiamo degli atleti avanzati. Io ho sempre detto questo, cioè la cosa che a me, cioè tra virgolette, fa riflettere e mi mette fiducia è che mi sento talmente tanto lontano dal punto di vista dell'allenamento da determinati soggetti che boh, io dico, ma come è possibile che non migliorerò? È impossibile che non migliorerò ulteriormente, perché sono talmente lontano da quelle persone lì che, cioè raga, cioè sarà semplicissimo, cioè semplice, sarà difficilissimo, ma semplicissimo. Difficile perché è difficile da fare, perché devi spremerti, devi fare tanta fatica. Però sarà semplice. Migliorare quello, boom, fatto. Però ovviamente non possiamo farlo in queste 3 settimane, cosa che io vorrei, attenzione. Logicamente. Soprattutto quando si parla di volume e frequenza, io sono... È molto attratto. Allora, io niente, ci tenevo veramente, veramente, veramente tanto a ringraziare Matteo, perché comunque il suo tempo è prezioso davvero. Ma che devi ringraziare? Contesto, io ringrazio. Grazie è una parola che va usata sempre con parsimonia, perché quando la utilizzi allora veramente ne vale la pena. E ci tenevo anche tanto, tanto, tanto a ringraziare tutti quanti voi, perché siete stati stupendi, ci avete fatto compagnia. E giusto 2 cosine. Allora, innanzitutto vi invito per qualsiasi cosa, tanto conoscete il mio profilo, adesso avranno taggato tutti quanti anche Matteo, seguiteci sui social, perché sicuramente chi avrà visto questa live sarà interessato anche a capirne un pochettino poi gli sviluppi futuri, vedere quello che succederà. È una bella avventura, a prescindere, noi ci siamo divertiti un casino e allacceremo probabilmente questa live, anzi sicuramente qualche discussione sul nostro gruppo Facebook, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, anche perché mettiamo un sacco di materiale. E così come, se siete interessati ad avere un contatto diretto con noi, potete tranquillamente farlo. Siamo sempre super disponibili anche per consulenze conoscitive e quant'altro. Io davvero non saprei cos'altro aggiungere, se non ci sentiamo, fateci un grande in bocca al lupo, perché serve, è necessario, ma non perché deve andare necessariamente bene poi alla fine, ma per farci sentire pure appunto quanto siete vicini a questo ragazzone, perché se lo merita davvero davvero tanto. Vedremo anche
perché no? Io, il mio obiettivo è di portarvi qualcosa di... Quindi settimana prossima altri quattro ragazzoni sul palco, c'è Gigi che ci ha seguito durante la diretta, avrà modo anche lui di fare una bella chiacchierata e discutere, perché ci sono tante sfaccettature, ognuno porta un'esperienza differente e ognuno per l'appunto ha la possibilità di dire la sua in relazione a un percorso comune ma sempre diverso. Detto questo, davvero un grazie di cuore a tutti, un abbraccio enorme a Marta, io sono soltanto dispiaciuto di non averti qua, perché altrimenti l'avrei abbracciato, devo aspettare i primissimi di luglio, recuperiamo, e nient'altro da dire, davvero un grande abbraccio, spero che abbiate gradito. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a Matte, grazie a voi che avete ascoltato, che avete resistito, siete stati tantissimi, avete resistito un botto, bravi, complimenti, avete tutta la mia stima, tutta. Grazie, grazie ancora Matte, sempre... E grazie, ecco, grazie soprattutto, perché poi lui si muove dietro le quinte, Edoardo, che ci ha aiutato a gestire tutto quanto, la pagina, la piattaforma, tutto, perché altrimenti stavamo ancora lì a cercare di pigiare... Io ero ancora a cercare di avere il pulsante per accendere il computer. Fantastico, Edoardo, numero uno, sempre presente, una costante. Grazie, Edo. Grazie. Buona serata a tutti, grazie ancora, grazie a Matte, grazie a Edo, grazie a tutti.